Marco Gorini è invece il monitor engineer del tour di Elio. Allora, spiegaci un po' intanto che cosa usi e come lo usi. Allora, io sto usando Rivage Yamaha PM3 e lo uso abbastanza standard. Io ho 6 monitor, li ascolti quasi tutti, e poi 2 personal monitor a cui mando dei gruppi, batteria, gli strumenti separati, che sono a Vittorio e a tastierista Cosma e a il batterista Christian Meyer. Vittorio ha 2 piccoli monitor, mi sembra siano dei piccoli outline con il cono da 4 o da 5, non ricordo, mentre per tutti gli altri abbiamo Wedge JBL, MX20 e MX22. IM ha solo Paola, ha un IM perché in alcuni punti lei si muove, va davanti e quindi ha bisogno di avere la voce più a fuoco per avere i cori più definiti quando canta. E niente. Poi niente, ho semplicemente raccolto l'eredità di Cavallini e quindi ho ripreso quello che mi aveva un po' spiegato che era il suo modo di lavorare, dividendo le voci in modo da poterli seguire, perché comunque è molto importante, a parte il suonare, anche il botta e risposta e il parlato fra loro, e quindi ho diviso la voce nel singolo monitor del musicista da quella che va agli altri, in modo che ognuno ha la sua voce, io posso seguire e si possono ascoltare, e poi niente, mixo tramite i DCA e i vari cambi, diciamo. Io non vado a scene, vado dritto e seguo lo show. Radiofrequenze, quante ne avete? Che le fai tu, le curi tu? Allora, radiofrequenze le faccio io. Abbiamo 4 Well XD della Shure, che sono i 2 principali, Paola e Elio, con capsula DPA. Poi abbiamo un microfono per Mangoni, sempre su quella radiofrequenza là, e lo spare che però per ora non ha mai servito e speriamo continui così. Poi abbiamo un archetto su sistema UR, non mi ricordo quale preciso, per Christian, perché fa un paio di monologhi e si deve muovere tranquillamente, poi suona la batteria, e un microfono di servizio per un paio di parlati e per delle scarpe. Nel senso, c'è delle scarpe musicali e quindi viene usato come per catturare il suono delle scarpe. Chi non ha un paio di scarpe? Certo, capito, con gli Eli ti può capitare anche di amplificare le scarpe, certo. E okay. Poi la linea della Paola. Allora, quella feature lì invece sponderà. Ah, ecco, no, pensavo. Ma in realtà è il mio portafortuna. Se vuoi fare un primo piano sul microfonino. Ok, ci sono delle sequenze, come vengono gestite? No, non ci sono sequenze, ci sono dei contributi audio, ma non ci sono sequenze, quello che suonano davvero, diciamo, il bello di lavorare con loro, appunto quello, una band che suona e il lavoro è molto più facile perché il suono alla sorgente viene curato sia da loro come musicisti, poi comunque Foffo fa un lavoro di cercare di avere il suono alla sorgente il più possibile bello, e quindi è tutto più semplice. Poi con un banco che suona si riesce a lavorare proprio sul filo del dettaglio. Non vedo outboard, quindi vuol dire che tutto Yamaha interno, no? Ti faccio vedere qualche schermata, dai. Fondamentalmente Yamaha ha un sacco di plugin NIV, emulazione di macchine da studio, e io comunque vengo dallo studio e quindi ho riempito il più possibile. Fondamentalmente un po' di LA2A per le voci, il PSE della Portico, il 5045, che è veramente bellissimo, un po' di 1176, qualche bass compressor, e poi niente, stavo provando in questi giorni il sistema, il plugin per l'allineamento di fase, che però comunque abituato a spostare i microfoni, preferisco spostare i microfoni, ora abbiamo fermati in una posizione. E poi 2 bricasti, uno per questi riverberi li uso soprattutto su linear e sui personal monitor, uno per la voce di Elio, la voce di Paola nella cuffia di Paola, e un riverbero per la batteria e una room per la batteria. Ok, chi sono i backliner, quanti sono e chi sono? Allora, i backliner sono 2, che sono Gianmaria Offredi e Davide Delle Piane, che si dividono il palco e
una batteria tastiera e basso e l'altro chitarra e l'altra tastiera e questo sono due poi è abbastanza semplice la gestione di tutto. Allora usi le snapshot dei richiami? No, io vado, seguo lo spettacolo semplicemente, mi sono fatto col sistema delle macro, mi sono fatto un paio di macro veloci per delle esigenze su due brani che erano abbassare una chitarra di 3 dB e abbinare un'apertura di un microfono con l'apertura di uno strumento in un wedge, quindi con quelli ho un sistema di routing e le snapshot, cioè non sono snapshot, sono tasti veloci per richiamarli al volo con la funzione. La cosa del bunk è che veramente suona molto bene, molto trasparente, ma riesce anche a scolpire il suono sugli EQ e sui compressori Lightward. Ora io non sto usando emulazioni dell'equalizzatore, sto usando quello suo standard perché comunque non mi serve andare a cercare la tipologia di suono, ma cerco di pulirlo per avere il singolo ascolto, però provato al volo è un aiuto veramente notevole. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Sentimenti, pinze,